Ciao, ciao a tutti, ragazzi e ragazze, come state? Bentornati nel mio piccolo rifugio. Come potete vedere, ho cambiato le batterie ai LED che sono ancora disposti un po', si può dire. Ci
mitologia cinese, questa è la storia Zen numero 88. A un famoso poeta giapponese fu domandato come si componga una poesia cinese. La consueta poesia cinese è di 4 versi, spiegò lui. Nel primo verso c'è la premessa, nel secondo c'è la continuazione di quella premessa. Il terzo verso si allontana dall'argomento e ne comincia uno nuovo. E il quarto verso collega i primi tre. Un canto popolare cinese esemplifica quanto ho detto. Il canto. A Kyoto vivono le tue figlie di un mercante di seta. Premessa. La più grande ha 20 anni, la più giovane 18. Continuazione della premessa. Un soldato può anche uccidere con la sua spada. Cambio argomento. Ma queste ragazze uccidono gli uomini coi loro occhi. La riunione degli altri tre. Ed ecco qua la poesia. Storia numero 89. Dialogo Zen. Gli insegnanti di Zen abituano i loro giovani allievi a esprimersi. Cosa molto importante, cosa che dovrebbe insegnare. E teoricamente è intenzionale. C'è un'intenzione di insegnare questo. L'intenzione è quella. Insegna ai giovani allievi a esprimersi anche della scuola italiana. Teoricamente quando noi andiamo a scuola tutto quello che studiamo serve a renderci edotti, almeno basilarmente edotti, e quindi a darci degli strumenti non cognitivi ma culturali per poter esprimersi al
per i capelli.
questionare, qui forse c'è un po' meno spirito critico di quanto prima abbiamo detto.
questo caso un altro, non era interessante imparare in questo caso qualcosa sullo spirito critico, era interessante in questo caso imparare qualcosa sulla pazienza, che, ripeto, in questo specifico caso non è l'attesa per i risultati, ma è l'attesa addirittura per imparare e iniziare a fare risultati. Questo mi ispira sempre molto, perché quando comincio dei nuovi progetti come quello su YouTube, mi piace visualizzare i risultati che otterrò, mi piace lavorare, mi piace impegnarmi, mi piace dare l'identità ai miei video, ai miei progetti, come questo canale ASMR, che credo sia un po' sui generis, perché è una specie di, come dico sempre, qualche nuovo articolo, un nuovo articolo, un nuovo video. E però 3 anni prima di ottenere risultati, cioè la pazienza del lungo termine, cosa che ci manca tantissimo al giorno d'oggi, la prospettiva del lungo termine. Ma la prospettiva del lungo termine la possiamo trattare a parte. Io spero che queste storie vi siano piaciute, vi abbiano rilassato, persone che sono in sessione, ma non so quante.